used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. And life seems allora, buonasera, bentrovati a tutti. Questa sera, invece che parlare di droni volanti, parliamo di ROV, cioè droni nuotanti. Praticamente sono dei robot sottomarini per catturare foto e video ad altissima qualità nelle profondità marine. Ci sono molte aziende che fabbricano questo tipo di dispositivi. Noi ne abbiamo già provati due tipi fra i più conosciuti, non siamo rimasti molto soddisfatti. Stasera guardiamo il Geneinno Titan. Il Titan della Geneinno è importante perché, se corrisponde anche solo al 60% a quelle che sono le sue caratteristiche illustrate, siamo davanti veramente ad un ottimo prodotto. Leggermente più costoso rispetto alla media, i prezzi dei ROV tipo Mini Gladius, tipo Fly Fish, Acqua Pool, eccetera, vanno dai 1.300-1.400 ai 1.700-1.800. Dipende poi la dotazione, cioè se il cavo in fibra ottica è da 50 metri, da 100 metri, da 150 metri. Cosa ci sta facendo innamorare di questo Titan? La possibilità di attaccare, di accoppiare il ROV ad un braccio meccanico con pinza prensile. Quindi è molto importante perché, oltre alle normali operazioni di controllo chiglie delle navi, controllo catenarie, semplici immersioni a scopo ludico, cioè realizzazione foto e video altissima qualità, con il montaggio di questo braccio meccanico possiamo anche recuperare oggetti, conchiglie, oggetti, qualsiasi cosa, che sono in profondità difficilmente raggiungibili, perché il Titan, a differenza degli altri, perlomeno per quelli che abbiamo provato noi, è garantito fino a 150 metri di profondità. Chiaramente poi bisogna dotarsi della bobina di cavo a fibre ottiche necessarie. Allora, si presenta in questo trolley che è molto bello, molto solido e fatto bene. Chiaramente questo è un modello non nuovo di fabbrica, perché chiaramente è quello che ci mandano per fare i test. Questo è il Titan, un po' depolverato, però non fa niente. È la sostanza quella che conta. Dunque, noi troviamo all'interno del trolley, troviamo il ROV, la bobina di cavo, questa è da 100 metri, la stazione di terra, che hanno fatto una cosa molto semplice ma molto intelligente: si può predisporre tranquillamente qui sul suo alloggiamento la bobina di cavo, molto importante, e il radiocomando Bluetooth, caricabatterie, una serie di filtri fotografici. Questi sono molto importanti, perché in sott'acqua, a seconda della profondità, a seconda della luce, si potrebbero sfalsare alcuni colori. In questo caso invece, con i filtri possiamo compensare queste piccole mancanze. Ora, questo è il Titan, ripeto, fatto molto bene, ha 6 cluster, 6 motori. Qui è la slitta dove si aggancia il braccio meccanico.
parliamo di numeri. Allora, il Titan pesa 4,4 kg, e 39 x 34,7 x 16, va a una profondità, come vi dicevo, di 150 metri e una velocità di 2 metri al secondo in immersione. Ha 6 motori, come vi dicevo. La camera ha un sensore da un quarto di pollice, Sonic MOS. La risoluzione massima della telecamera è 4K, però si può girare tranquillamente, si può riprendere tranquillamente in 2K o in Full HD. Il formato delle foto in uscita è JPEG e abbiamo due LED da 1500 lumen l'uno. Ok? Perfetto. Il Titan si può pilotare sia tramite il controllo remoto al quale si accoppia uno smartphone, sia anche solo con lo smartphone, d'accordo? Quindi, per intenderci, nel momento in cui noi colleghiamo questo e questo, lui incomincia a fare i suoi calcoli, adesso si cominciano a lampeggiare, comincia a fare i suoi calcoli. Nel momento in cui finisce il, adesso lo vedete meglio da qua, vedete? Nel momento in cui finisce di lampeggiare, quindi l'inizializzazione del suo cervello, possiamo iniziare. Quindi, chiaramente io ce l'ho già impostata perché chiaramente abbiamo, ci ho già provato. Poi andiamo all'applicazione. Non vogliamo usare il Bluetooth controller, va bene? Vogliamo usare soltanto il, eccolo qui, ci siamo? Spero che si veda, chiaramente adesso è un po' buio, però questo è, diciamo, il pannello comandi del ROV, dal quale decidiamo di fare qualsiasi cosa, accendiamo o spegniamo i LED. Questo lo decidiamo noi. Tutte queste operazioni si possono fare, vedi? Accendiamo o spegniamo i LED. È un po' piccolino lo schermo per le mani mie. Abbiamo spenti. Anche i ROV, come i droni, diciamo i quadricotteri, i esacotteri, eccetera, lui è Brutus, necessitano della calibrazione della bussola prima dell'utilizzo, eccetera. Comunque, noi possiamo vedere che il pannello di controllo ci dice il tempo di attività, i gradi dell'acqua, ci dice la temperatura attuale, poi decidiamo se fare foto o fare video, possiamo avere le nostre impostazioni sia per quanto riguarda la telecamera che per, vedi? Possiamo decidere per esempio la risoluzione del video, se 2K, 4K, Full HD e quant'altro. Se vogliamo mettere una velina sui video, eccetera. Da quest'altro menu possiamo entrare in se dobbiamo usare il ROV in acqua salata, in acqua dolce,
se siamo abituati a pilotare mode 2 o mode 1, cioè con i comandi a destra o a sinistra e quant'altro. D'accordo? Questo è quanto. Questa bussola ci indica l'inclinatura e la posizione del ROV. Da qui comandiamo i movimenti, avanti, dietro, destra, sinistra, eccetera. Va bene? Chiaramente non è comodissimo con questo piccolo telefono, ma è molto meglio usare il controllo remoto. Ma se uno non è abituato al radiocomando, può fare tutto dal tablet, dallo smartphone. Io sto usando un vecchio iPhone 5 SE. Che per le mie mani e per le mie dita è veramente molto piccolino. Però un'altra cosa importante, a differenza degli altri modelli che noi abbiamo provato, il Titan non si accendono i motori prima, cioè non c'è un interruttore per accendere i motori. Il Titan si butta in acqua, dobbiamo ricordare di riempire sempre le casse dei thruster d'acqua. Dopodiché partiamo e decidiamo dove andare, se avanti, dietro, sotto, sopra, destra, sinistra, l'inclinazione della discesa, risalita e quant'altro, se mandare in registrazione o meno. Chiaramente, sicuramente lo sapete, ma non, se non lo sapete ve lo dico io, all'interno del ROV c'è un hard disk che memorizza le immagini, i video o le foto che noi riprendiamo. Ma le stesse immagini o gli stessi video vengono comunque memorizzati sul dispositivo mobile. Quindi noi poi abbiamo la possibilità di, adesso ci facciamo una camminata in modo da, abbiamo la possibilità poi di, anche se vogliamo, di condividere immediatamente sui social, eccetera, le riprese che noi abbiamo fatto. Chiaro? Ripeto, la cosa interessante, molto interessante del Titan è la possibilità di agganciare sotto lo stesso il braccio meccanico. È veramente molto importante perché, soprattutto per chi ci lavora al mare, c'è da raccogliere un'ancora, c'è da raccogliere un tesoro nascosto, qualsiasi cosa, noi abbiamo la possibilità di farlo. Questo è molto molto importante. Blocchiamo la registrazione e se noi andiamo nel nostro album, local album o raw album, se noi andiamo nell'album del raw, lui chiaramente carica e ci fa vedere le immagini. Adesso sta caricando chiaramente. Oppure i video che noi abbiamo ripreso. Questo per esempio dovrebbe essere l'ultimo. Esatto, eccolo qui. Per cui anche dalla barca stessa, anche dal gommone stesso, anche dagli scogli, dalla riva, eccetera, ho fatto un bellissimo filmato. Immediatamente io lo posso condividere sui social, mandare ad un amico, visualizzare, eccetera. Perché, ripeto, a parte che nell'hard disk del ROV, poi vi farò vedere come si fa il download di questi file. A parte l'hard disk del ROV, le immagini stanno memorizzate sul dispositivo. D'accordo? Questo, ripeto, è molto importante perché chi va a pesca, chi ha una giornata di mare particolarmente bella, acqua cristallina, soprattutto nei mari salentini o del Gargano, i nostri compagni, la nostra fidanzata, i nostri amici si fanno dei tuffi, fanno delle immersioni e noi abbiamo la possibilità di riprenderli e di condividere con loro questi bellissimi ricordi. È appena finito il lockdown, come tutti sappiamo, quindi non ci resta altro che provare il Titan a mare. Ed è una cosa che, se tutto va bene, noi faremo a fine settimana. D'accordo? Cos'altro dire? Nulla. Il prezzo
va a poco meno di 2000 euro senza braccio meccanico e con la bobina, se non sbaglio, da 50 metri, però saremo più precisi appena faremo tutti i test e sarà pronto per la consegna. A tutti, ciao ciao da noi e ciao ciao da Brutus.